Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovo Parliamo di. Quanto tempo era che non facevo il vlog di casa Mister L92? Veramente anni, sicuramente anni. Non mi ricordo neanche l'ultimo, né di quando sia, né di cosa parlavo. Ma comunque, bando alle ciance. Di cosa vogliamo parlare? Mi è arrivato un pacco oggi in particolare e ho preso l'occasione per rifare questo video. Ma parliamo anche di altre cose prima. Diciamo, volevo farvi conoscere, per chi appunto ancora non lo conoscesse, una fiera che fanno a Lucca. Ci sono stato circa, quando era? 3 settimane fa? Un mesetto fa? A Lucca, ed è Collezionando. Quest'anno è arrivato alla 3ª edizione e parla sostanzialmente, è una fiera che non viene fatta come Lucca Comics, cioè dentro la città di Lucca e così via, ma in un polo fiere appena fuori le mura, ed è una fiera improntata più sul fumetto vecchio e da collezione, quindi non troverete caterbe di manga, action figure, questa roba qui, è una cosa un pochino più di nicchia, ecco, che appunto questa è la piantina con tutti gli stand, tutti i nomi. Dietro sale incontri, tutte i vari le sessioni di autografi che fanno e così via. Ogni anno spero in qualcosa di particolare, tipo, che ne so, Luca Enoch, che comunque anche lui fa parte della Bonelli, qui ci sono tanti autori della Bonelli, però magari più della vecchia guardia, tipo Tex, Diabolik, tutta questa roba qui, insomma, avete capito. Di Luca Enoch è ancora più di nicchia all'interno della Bonelli, quindi lasciamo fare. Sarebbe la Sega, perché qui, per chi è appassionato, ha tutto il tempo di prenderla con più calma, le file non sono allucinanti, anche se sinceramente le file per gli autografi non le ho mai viste, non ho capito neanche bene dove le fanno, comunque è più tranquillo, è più calmo. Puoi scambiare anche due parole con il tuo autore, sicuramente gli puoi portare anche una caterba di roba, quindi se ci fosse Luca Enoch per me sarebbe la fine, perché gli porto tutti i restanti volumi che mi mancano delle 3 serie da autografare. Più o meno siamo a metà di tutta la collezione, più o meno, quindi dai, piano piano ci si fa. Quindi niente, peccato, non sono appassionato di queste cose, tipo Tex, quello più mi fa, diciamo, però appunto, per chi è interessato, secondo me è veramente un'occasione ghiotta da prendere al volo. Il biglietto viene 6 euro, mi pare, questo è il biglietto, vabbè, il classico di Viva Ticket, mentre gli altri anni facevano diversamente, mi pare. Quest'anno hanno cambiato qualcosina. Ti danno anche il braccialetto, stile Lucca Comics, mentre gli anni scorsi no. Sì, 6 euro. Gli altri anni era 5 euro, ma quest'anno c'era anche un coupon a giro che non sono riuscito a trovare, che ti fa entrare a 5 euro. E poi all'ingresso c'erano quelle statue che c'erano a Lucca di 2 anni fa, il mitico Lucca Comics 2016, al Padiglione d'Oro. Quelle che erano fuori, che si vedono anche nel mio video, ci sono anche quelle. Quindi, insomma, sicuramente le prendono, le riusano, insomma, vedrai, non è che le lasciano marcire da qualche parte. Questo è il collegamento per il pacco che mi è arrivato dopo. Poi quest'anno hanno fatto questa piccola iniziativa molto carina, devo dire, che è il Tesoro di Lucca. È un mini fumetto fatto da vari, disegnato da vari artisti, diciamo tipo uno ogni 2 pagine, una cosa del genere, che parla appunto di questi due, cercano il fantomatico tesoro di Lucca e poi, diciamo, vanno a scoprire il vero tesoro di Lucca sono la sua storia con fumetti e il saper dare questa passione a tante persone, ecco, diciamo, che è tra l'altro la verità. La cosa interessante è che in fondo c'era questo piccolo spazio con queste 8 mini figurine da cercare in questi 8 stand
che sono tipo affiliati dell'organizzazione di Collezionando, e ogni stand ti dava una figurina, quindi c'era lo stand dei Fans Club, di Landog, Diabolik e così via. Un po' di tutto, Zagor, queste cose qua, quella proprio di Collezionando, che come quest'anno aveva come mascotte Cthulhu, e niente, questo 3 euro e le figurine te le davano gratis. Però carino, insomma, è una celebrazione di quello che è Lucca e Lucca Comics in generale. Poi, piccola chicca, trovato a 15 euro, quindi forse anche troppo, però ce l'avevo lì davanti, non ho potuto lasciarlo lì. È un volume di Spraylitz, di edizioni Macchia Nera. Di Spraylitz ce ne sono tanti, ne hanno fatte in diverse edizioni, in diversi formati, bianco e nero a colori. Ancora non le conosco bene, però sinceramente ce l'ho tutte quelle originali, non sto a comprarne altre. Questo l'ho comprato perché ho già tolto la bustina e guardate un po', era autografata, quindi 15 euro per un autografo di Luca Henoch del 2008 o 9, non si capisce. La firma non è bellissima, però non ho potuto lasciarlo lì. Era proprio, spuntava proprio da una fila di fumetti con la scritta proprio autografata proprio lì, della serie Prendimi. Quindi altri 15 euro spesi. Poi ho preso, non sto a prenderli, altre due carte per la collezione delle carte promo, che a 15 euro il Pikachu, quello del compleanno, quello che devi scrivere il tuo... devi, meglio se non lo fai, il tuo nome, c'è cioè Pikachu D, e c'è lo spazio, e poi in fondo c'è lo spazio per scrivere la tua data di compleanno, la tua data di nascita. E c'è un attacco in base al tuo compleanno, fatti quel triplo dei danni, una cosa del genere. Olografica, 15 euro è prezzo suo, anche su eBay è così. Però, insomma, avercela sotto gli occhi che te la puoi vedere ed era perfetta, 15 euro ci sta. E altri 5 euro, sì, o 4, per Pikachu, Surfing Pikachu, Pikachu che fa surf. Tutte e due in italiano, quindi ottimo, che è la mia regola della collezione Pokémon, è quella appunto di cercare il più possibile in italiano, quando esistono. E anche quella, sì, il prezzo più o meno è quello, però appunto. Meglio comprarle su eBay, non sai bene cosa ti arriva e altro. Qui non c'è altro. Il collegamento che volevo fare per il pacco che mi è arrivato oggi è che lì a Collezionando ci hanno dato questo volantino di Katawiki, che è un sito di aste online che però tratta veramente qualsiasi cosa, cioè un'asta per qualsiasi cosa, antiquariato, giapponese, buddismo, arte, fumetti, videogiochi. Qualsiasi cosa, meteoriti, minerali, a varie sedi in tutta Europa, tra cui anche una in Italia, non si capisce se in Toscana o in Lazio, ma penso più in Lazio. Poi, una o due settimane dopo, ho detto ah, andiamo a vedere un po' che c'hanno. Mi sono messo un po' a guardare, guardato tipo stampe giapponesi, tipo Kusai, quella roba lì, e poi. Non mi ricordo neanche come ci sono incappato sopra, su delle stampe di Milo Manara, come spero conosciate. E ce n'era una dedicato a Klimt, un omaggio a Klimt di questa donna con tutto quello stile un po' dorato, quel giallo di Klimt. Ho detto, ma ci avevo fatto un pensierino, sinceramente. Qui le aste durano circa 5 giorni, quindi una settimana lavorativa. Finiscono quasi tutte il venerdì, tipo. E è arrivata tipo 30-40 euro. Le spedizioni costano veramente tanto in questo sito. Tipo, va bene, arrivano anche da fuori Italia. Però ci sono spedizioni anche in Italia, costano 12-13 euro. Cioè, sti cazzi, per un foglio. Lasciamo fare. E appunto, 30-40 euro, così ci avevo fatto il pensiero. Poi arrivo, tipo a qualche ora dalla fine dell'asta, è stata venduta a 240 euro, autografata da Manara, se no non avrebbe alcun senso, che insomma fa piglia male. Era una stampa serigrafata,
di Manara. Quindi da lì è partita un po' la caccia, nel senso volevo qualcosa di Manara, un po' particolare, magari autografato, ma autografato praticamente non si trova, da magari appendere in camera. E sono andato a vedere sul sito ufficiale di Manara per documentarmi e così via, e ho trovato questo. Pronti? Allora, praticamente è una specie di poster, è abbastanza enorme, è un 80x60 centimetri, pagato 16 euro, quindi un prezzo abbastanza abbordabile, e senza costi di spedizione. Infatti sul sito di Manara, se spendi almeno 15 euro, c'hai le spedizioni gratuite, quindi tanta roba. Ed è una stampa fatta l'anno scorso in occasione della prima della Scala a Milano per l'apertura della stagione, per una mostra per omaggiare la prima opera della stagione. Facevano vedere Madama Butterfly, che da ignorante a quale sono sul teatro non sapevo neanche che fosse una storia ambientata in Giappone. Infatti, la storia di questa geisha, se non mi ricordo male, che si innamora di questo americano, bla bla bla, e così via. E quindi anche lì di Puccini, opera teatrale di Puccini. Vari artisti hanno dato il loro contributo per aprire questa mostra, tra cui Manara, e lui ha fatto questo capolavoro, diciamo, perché è qualcosa di spettacolare. Eccolo qua. Si vede che il tratto è il suo, non così osé come è solito conoscere Manara, però è qualcosa di veramente bello. Non so se potete ammirare i disegni sul vestito, il collo e così via. Ecco, questa è un'opera d'arte, nel vero senso della parola. Non è fumetto, non è graphic novel, per quanto vicini si possono considerare arte anch'essi, ma questa davvero è arte da esporre in un museo, in una mostra d'arte. Come vedete qua il loghino di Manara, qua giù, e niente, andrà qua sopra le mensole, quindi un bel malloppone, però appunto ecco, è veramente stupendo. E mi è arrivato un po' arrotolato, quindi c'è un po' di pieghe, un po' di cosine da sistemare. Ora guardo se con il ferro da stiro si riesce a raddrizzare il tutto. Già lo sto tenendo sdraiato, insomma, con i piedi sopra per farlo raddrizzare, e niente. L'unica cosa negativa c'è qui una stampa scritto Milo Manara 2017, bla bla bla, Comic-Con di edizioni Madama Butterfly. Come, infatti, ovviamente ci sono le butterfly sul lobby della protagonista. E così via. L'idea sarebbe, intanto devo trovare una cornice adatta a contenerlo, e già ci vorrà un po' di tempo anche solo per trovare la cornice, forse addirittura la cornice probabilmente mi costerà più dell'opera stessa. E intanto si mette lì. Poi parte la caccia a Milo Manara, nella speranza in un futuro remoto di farselo autografare. E se quella stampa che avevo visto, che era piccola, era tipo una A4, sul sito di Aste, andata a 240 euro, mi fa un po' pensare, nel senso che se questo è un coso enorme, viene autografato, può valere qualcosa. Vabbè, ma sinceramente non è che voglio pensare al valore, ma al valore in denaro, ma al valore più che ha per me. E se ci fosse una firma di Milo Manara sopra, non sarebbe male. La cosa difficile è che lui non è che si faccia vedere così tanto. Venne a Lucca Comics 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, una cosa del genere. E ho sentito gente appunto allucinante, cioè file incredibili, perché appunto lui non è più così, ha una certa età, non è che si faccia vedere così spesso come altri autori.
Quindi beccarlo sarebbe tanta roba. Mi è venuta in mente un'altra cosa, guardando quadri giapponesi così, mi ha parlato che c'è una mostra a Bologna che termina a settembre, tipo metà settembre, che si chiama Storie d'amore e di guerra in Giappone, storie di amore e di guerra, ce l'ho fatta. È una mostra di opere artistiche giapponesi, ma la cosa importante di alto livello, nel senso abbiamo Utamaro, Hiroshige, altri autori che attualmente non mi ricordo. E cosa più importante di tutto, c'è opere di Hokusai, signore e signori. Cioè, di cosa stiamo parlando? Il più famoso artista giapponese nella storia, tra annoverare tra i più grandi artisti mondiali. Quindi, appunto, anche lì sul sito di Aste mi ero messo a cercare opere. A me piacerebbe una delle 36 o delle 100 vedute del Monte Fuji, e così. Ma non è che costino neanche tantissimo, però dipende da quanto sono vecchie. Che ovviamente sono tutte ristampe, però c'è la ristampa del 1900, la ristampa del 50, la ristampa della seconda metà del 900 e via via vanno a costare sempre meno. Però, insomma, ce n'era una di Hiroshige del 1900 circa che è stata venduta a meno di 100 euro, mi pare. Sicché in un futuro forse potrebbe essere qualcosa di fattibile. Insomma, perché avere qualcosa. Sogno incredibile sarebbe avere qualcosa di originale di Hokusai, ma è qualcosa di impossibile. Cioè, avere quello veramente. Solo i musei se possono permettere cose del genere. È un sogno, diciamo così. E parlando di Hokusai, si parla della prossima opera che verrà appesa però qua giù. Ne stavo parlando proprio in questo momento, ieri sera, con Casini, o meglio con suo fratello, che è un artista, e a cui mi piacerebbe commissionargli un quadro, diciamo così, un quadro tutto nel mio cervello, che poi vediamo se è fattibile trasporre su carta, e che ovviamente non ho le competenze per disegnarlo. E trasmettere quello che ho nel cervello sulla carta, che è tutto lì il problema, ragazzi. E poi, a parte, diciamo, per un angolino, scrivere un haiku, che è una composizione tipica giapponese, che ho composto io quando ho fatto il corso di giapponese circa 2 annetti fa. Questo haiku mi è sempre rimasto nel cervello e via via ho associato delle immagini proprio come un quadro, un'espressione visiva del mio haiku. Quindi, ecco, diciamo così. Quindi, appunto, stavo aspettando risposta, gli ho scritto prima al signor artista e vediamo un po' che dice, se ci sarà verso incontrarsi e parlare di questa idea, che è già da parecchio tempo che ho in mente. Speriamo non costi troppo farla. E ovviamente tutto disegnato in stile giapponese, quindi forse acquerello, quella roba lì, ma io non me ne intendo, quindi non dico altro. Poi, il succo, l'ho detto ragazzi, queste idee, questi prossimi progetti, questa mostra che sicuramente andrò a vedere o da solo o con i miei amici, no, perché nessuno me ne fotte nulla, ma o forse con i miei, perché si ora fa un giretto a Bologna, però andateci. Nel senso, se siete minimamente appassionati del Giappone o dell'arte giapponese, andateci, perché io avevo visto anche quel film documentario Hokusai dal British Museum, se vi ricordate, quel solitaria edition delle impressioni a caldo sui film, che appunto andava a vederlo da solo e parlava della vita di Hokusai e faceva vedere questa mostra esclusiva che c'è stata al British Museum l'anno scorso. E come se non mi ricordo, c'è una battuta all'interno del film che dice, come presentazione del film, ok, vedete questo film ed è già molto,
ma se avete la possibilità, il top sarebbe vederli di persona. E finalmente questa occasione c'è, quindi ragazzi, andate a vederle. Sicuramente vederli a occhio nudo, vedere un quadro in un film o a occhio nudo cambia sicuramente. Perché quando sono andato a vedere a Capodanno quella mostra a Vienna, che c'era anche delle opere di Klimt, e avvicinarsi ad alcuni quadri e notare alcune cose minuscole che non potresti, per quanto quel film era fatto in 4K, super mega dettagliato, vanto tantissimo, però quello che vedi a occhio nudo non potrai mai riuscire a vederlo in un film. Quindi ragazzi, vi esorto a andare a vederlo, a vederla, è a Bologna, al Palazzo Albergati, se non mi sbaglio, e costa tipo 16 euro l'ingresso. Quindi, sinceramente, non lo so. Non sono così esperto di arte giapponese, è una cosa che mi ci sto approcciando un po' da poco tempo. E non so quanto spesso possa capitare in Italia di avere opere, una mostra delle opere di Hokusai e company. Quindi andateci. Secondo me, per quanto poco ne so, è un'occasione più unica che rara. Quindi tanta roba. Poi, altre stronzate, piccoli aggiornamenti. Mi sono messo in pari con i fumetti, cosa incredibile, a leggere i fumetti. Infatti, qui non c'è più niente. Qui c'era tipo un coso grosso così di fumetti, tipo da qua a là, ancora tutti da leggere. Sto leggendo solamente Kenshiro, che sono tipo leggermente più di metà, che io pensavo finisse con la morte di Raul, invece c'è tutta l'altra parte, ok? Non lo sapevo minimamente. Vagabond e Homunculus che sono in stasi, come sempre. Homunculus, io ho detto, finché non ho il numero 13 non lo leggerò, a costo di non leggere neanche le scan. Vagabond, tecnicamente la storia è quasi a fine, ma i volumi non usciranno mai, non usciranno mai. O devo leggere Origin 3 di Boichi, mi sta piacendo come al solito, e ho iniziato la storia dei tre Adolf di Tezuka. Sono tipo a metà del primo volume che ho laggiù. Infatti attualmente di libri non sto leggendo niente, perché sto leggendo quello la sera. A metà aprile esce l'ultimo di Pandora della Troisi, quindi tanta roba. Io avevo iniziato a leggerli, li avevo accumulati tutti e tre. Ho iniziato a leggerli, ho letti uno dietro l'altro, pensando che il terzo fosse l'ultimo. Invece no, perché sono un idiota. E quindi esce il quarto, che finisce la saga. Mi è piaciuta. Quasi un esperimento un po' diverso per la Troisi, più dark, più gotico, quindi ci sta, però mi è piaciuto tanto. E poi dopo si parte con la saga del Dominio, che a detta sua è la sua migliore opera, per adesso è la sua migliore opera, quindi vedremo. Sono curioso. L'ho incontrata anche a Lucca Comics su questa conferenza, che ne parlava. Insomma, la curiosità c'è, quindi ok. Reparto videogiochi, che cazzo sto facendo? Sto giocando a Dishonored 2 sull'Xbox, a diverse riprese, poi lo lascio, lo riprendo, insomma così. Su PC ho comprato e iniziato Assassin's Creed Liberation HD, niente di che. Tanto più per completismo, ho comprato tipo a 3-4 euro neanche, insieme a Freedom Cry, quel DLC barra standalone di Black Flag, se non mi sbaglio, con Adewale. E ho finito Dark Souls, incredibile, e sto giocando il New Game Plus, sì, e sono a... No, ho battuto anche Ornstein e Smaug, inizia la caccia, no, ho battuto anche la culla del caos e mi mancano tre lord e poi win. Sono andato di Ushigatana verso la fine della prima run e da lì la cosa... ho livellato parecchio, insomma la cosa è andata per bene. Win mi ha dato molto da rosicare, perché io non faccio parry. Io non ho mai fatto parry in Dark Souls nella mia vita, al massimo qualche backstab, ma parry, boh, non mi... È una cosa che non fa parte del mio modo di giocare, diciamo così. O semplicemente perché mi faceva fatica a capire la tempistica
fare Perry comunque. Questo è un po' il sunto della mia situazione attuale, diciamo così. La spada è lì, si continua a pulire, si continua a venerare tramite il rituale con musica di sottofondo che metto ogni volta. Nel video della camera alcune cose sono state aggiunte dopo, non mi ricordo bene cosa, però sicuramente, se non mi sbaglio, tutta la panoramica sopra l'armadio di tutti i giochi di Assassin's Creed con relative collection, action figure. Quindi si parte dal pack dell'1 e del 2 per 360 Classic, la Codex Edition di Brotherhood, l'Animus Edition di Revelations, la Freedom Edition del 3, la Black Chest di 4 Black Flag, la Collectors di Rogue, la Collectors di Unity, che ho finito, sì, mi manca, per quanto riguarda Assassin's Creed, mi manca Freedom, no, Freedom, Liberation, scusate, Revelations, che avevo iniziato anche la Ezio Collection, Syndicate, perché Unity, se Dio vuole, almeno quello l'ho finito, e poi Origin. Infatti abbiamo Unity, il pack è quello con China, India e Russia, e la Mega Collection, Collector di Origins. Quindi perfetto così. Fumetti, piccola cosa, ma mi manca l'ultimo di Osama Game della terza serie. Comprato quello, metterò tutto in blocco in vendita perché è abbastanza inutile lì, insieme al libro. Perché sembra brutto da dire, ma lo spazio non è poi così tanto. Ho cambiato camera relativamente da poco, ma è già quasi pieno, quindi devo cercare di. Come sempre, il pensiero è sempre quello di diminuire quello che ho in abbonamento in fumetteria, però ogni poco esce qualcosa di interessante, quindi è un problema, è un grosso problema. Quindi niente, ragazzi, con questo è veramente tutto, vi ho annoiato anche troppo. E prossimo video, non lo so, come sempre è in montaggio il secondo episodio del Giappone. Mi faccio schifo da solo, ragazzi, lo so. Mi faccio schifo da solo, è passato un anno. È passato un anno da quando sono andato in Giappone. E proprio in questi giorni mi stanno arrivando i ricordi su Facebook e non ce la faccio, troppi ricordi. E sono dei colpi al cuore, e veramente colpi al cuore per la mia stupidità e la mia non voglia a volte di montare quei video. Perché a volte c'è anche la non voglia di fare le cose. E però diciamo sono quasi a un buon punto, più o meno. Sto montando le scritte e le musiche appunto su questo secondo video, diciamo così. E poi quando ci sarà qualcosa da dire faremo un parliamo di nuovo e vediamo di riprendere in mano questa serie, se così la vogliamo chiamare. Quindi ragazzi, da Mister L92 è tutto. Al prossimo parliamo di, che non so cosa dirò, ma ci sarò. Alla prossima!